Per gioco, per sport, questo è il motto che lega tutti gli atleti tesserati CONI che in tutta la nazione oggi hanno dato vita alla grande festa dello sport dei centri CONI, che ormai dal 2003 si svolge ogni anno in tutto il territorio. Una grande festa all'insegna della pratica dello sport e della promozione di tutte le discipline sportive. Una festa nazionale che si svolge sotto la direzione del CONI in coordinamento con le associazioni e gli organismi sportivi operanti nel territorio. Una festa che anche in città ha visto insieme un centinaio di giovanissimi atleti della University Karate e della Gymnastic Club, gli unici due centri CONI presenti in città. Sotto l'occhio vigile degli istruttori e dei maestri Giuseppe D'Angeli, Viviana Arancio e Walter Miccichè, gli atleti, indossando le magliette CONI di un bell'azzurro nazionale, hanno dato vita ad una grande festa di ritmo e disciplina, esibendosi in circuiti di ginnastica e karate, senza tralasciare prove più tecniche delle discipline delle arti marziali. Una giornata di sport e aggregazione che si è tenuta all'interno del palestrone dell'Istituto Comprensivo Quasimodo di via Salonicco. Questa mattinata rappresenta un motivo per socializzare e eventualmente fare esercizi tutti multidisciplinari. I bambini sono ben felici, anche se siamo a fine giugno e quindi un pochettino si risente della stanchezza dell'attività di un anno intero, però comunque siamo ben felici di stare qua oggi. Assieme a Walter, tra l'altro, che siamo le uniche società GEL appunto riconosciute dal CONI per quanto riguarda i centri di avviamento. Ma quali sono i privilegi per le società e gli atleti tesserati CONI? Gli atleti vengono curati non soltanto sotto l'aspetto atletico, ma appunto anche a livello alimentare e nella crescita appunto fisica. Una delle cose belle che sta organizzando il CONI in quest'anno sportivo sono proprio i centri di addestramento CONI. Noi siamo tra i 22.000 atleti in tutta Italia che stanno organizzando questa festa. Noi quella territoriale provinciale a Caltanissetta la stiamo facendo qua a Gela, quindi siamo felicissimi insieme alla collega dell'Università di Karate di realizzare questa festa, perché l'incontro supera lo scontro, tra virgolette. Quindi l'obiettivo, quello di oggi, è fare un'attività multisportiva sotto l'idea di una grande festa, quindi lo stare insieme. E questo evidentemente è riuscito benissimo, perché i ragazzi inizialmente un po' timidi ora sono un po' lasciati andare, e quindi probabilmente questa idea che ha avuto il CONI è stata azzeccata.